Oh, grande No, nel coraggio. senso. No, sorrido un po'. Allora, perché sorrido? Perché, guardi, io oggi potrei, visto che non sono esattamente una che è stata coinvolta, diciamo così, negli organi direttivi del mio partito, no? Le faccio ad esempio presente che mercoledì si raduna un ufficio di presidenza che sarà formato da quanto? 30, 40 persone. Lei quante ne conosce di Forza Italia che bene messe a fuoco, sa chi sono? 15, 20? Ci sono tra quelle 15 e 20? Sì, bene. Io non sono nell'ufficio di presidenza. Quindi io non ho mai ricevuto da Berlusconi nessun incarico, né territoriale né direttivo. Lo ringrazio moltissimo perché sono in Parlamento da tanto, però non sono mai stata, diciamo così, nella cerchia dei dirigenti. E quindi oggi potrei far la sciacalla, no? Come vedo fare anche da qualcuno, tra l'altro curiosamente anche da qualcuno che invece ruoli direttivi ne ha. E quindi potrei iniziare qua a dire che è tutto un problema dei dirigenti, di quelli che ci Cioè, sono si e che riferisce dobbiamo anche alla cambiare. No, mi Carfagna? riferisco a tutti quelli che il giorno dopo, nonostante abbiano tutti dei ruoli importanti, pensano che la soluzione sia dire che non vanno bene gli altri e magari vanno bene loro. Mi fanno sorridere, perché qua il problema non è certamente di quei quattro dirigenti o pseudodirigenti, perché poi anche lì voglio essere schietta, in Forza Italia decide Berlusconi, ma quali dirigenti? Ma dov'è lo staff? Decide Berlusconi, quindi se qualcuno ha il coraggio di mettere in discussione Berlusconi lo faccia, non lo farò io anche perché mi sembra che lui abbia dimostrato che le sue preferenze personali se le prende, semmai il problema è nel partito. Se qualcuno ha veramente le palle, tiri fuori le palle, dica che non va bene Berlusconi di questi qua. Ma visto che nessuno avrà le palle di farlo, anche perché non vedo il motivo, perché ripeto, ha fatto 500.000 preferenze e non si è candidato nell'Italia centrale, perché ne avrebbe fatte anche 200.000 in più, allora io non giocherei al giochino del facciamo le battaglie personali per prendere posizione, perché magari, visto che abbiamo avuto una flessione al 10%, del 10% si sta un po' più stretti, quindi magari se salvo di posizioni come dirigente poi sono più facilmente ricandidato la prossima volta, scusi lei sa che io sono molto schietta, ma interroghiamoci su dove sta il problema. E dove sta il problema? Che abbiamo perso 2 milioni di voti. E perché abbiamo perso 2 milioni di voti, secondo me? Per due ragioni. Beh, premesso, ne aggiungo una piccola terza qui, che è relativa a queste elezioni. Queste elezioni non erano facili, perché per la prima volta, io dico anche fortunatamente, si parlava di Europa. E non è facile per un partito che è critico verso l'Europa, ma è europeista, fare una partita che vede degli alleati che dicono che l'Europa fa tutta schifo e degli altri che invece va tutta bene. È chiaro che sembri un po' né carne né pesce, quindi già era una partita molto complicata per Forza Italia. E secondo me noi molto responsabilmente non abbiamo ceduto al giochino dei disfattisti verso l'Europa, abbiamo fatto un discorso molto più serio. L'Europa così non va bene com'è, però metterla in discussione è sbagliato, perché penalizzerebbe l'Italia. Io sono orgogliosa del mio partito su questo, quindi già era una partita diversa. Ma quali sono i problemi che patisce Forza Italia? Il primo, che siamo passati per necessità attraverso alleanze che giustamente hanno confuso l'elettorato, perché io non ero al governo con Letta o con Renzi, non c'ero io a fare il ministro, non c'ero io a fare il sottosegretario, anche qui potrei sparare le bombe, ma so che è stato fatto per senso di responsabilità, però so anche che ci ha penalizzati. Ci siamo sempre staccati, ma ci ha penalizzati. Secondo motivo è che oggi la linea politica non è chiara. Non è chiara perché da una parte hai Salvini che con noi governa tutte le regioni, tra un po', tutto il nord, però fa un'alleanza con il Movimento 5 Stelle. E quindi la collocazione di Forza Italia è un po' d'opposizione, però è anche con questa alleanza. Quindi bisognerebbe chiarirsi all'interno, all'ufficio di presidenza ci dovrebbe essere uno dei miei colleghi, perché io lì dentro non ci sono, se ci fossi lo farei, che alza la mano e dice. Che cosa vogliamo fare adesso? Posso che io farò la stessa domanda però alla Lega, che cosa vogliono far loro? Usano il 30% per continuare a tenere Di Maio ministro dello sviluppo economico? Ma questo ce lo spiegheranno loro. A noi chiedo, cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare in una linea che ormai vede un centrodestra che deve rimanere unito, ma ha come leader di questa area o comunque come persona di riferimento Salvini e quindi andare in quell'area lì? Oppure vogliamo smarcarci e quindi prendere una posizione critica, perché comunque, come in tutte le cose, ci sono positività e criticità. Questa è la scelta politica che deve fare il mio partito. C'è qualcuno che nell'ufficio di presidenza avrà il coraggio di chiederlo e avrà il coraggio di ottenere una risposta che poi deve arrivare dal presidente Berlusconi? Bene, questo è secondo me il punto politico. Io sono molto onesta su questo. Non sono le menatine che se levi Totti e metti l'altro, se me levi l'altro e metti Totti, torniamo al 35%. Ma non diciamo sciocchezze. Leadership e linea politica. Questi sono i due punti su cui dobbiamo Posso, discutere. voglio chiederlo anche a Amadori.